a tutti ragazzi, bentornati a altro video di rasatura tradizionale. Oggi vado a provare, visto che l'altra volta mi era piaciuto parecchio il Kinksy di Gillette, ho deciso di prendere anche una scatola di lamette proprietarie che però voglio andare ad usare un po' con altri rasoi. Quindi oggi lo andrò a provare sul mio fedele Edwin Jagger. E per questa sbarbata volevo fare un po' di cose diverse. Ad esempio, volevo usare di nuovo il Big Bruce di Razorock, che mi piace tantissimo perché è molto simile al 400, ma un ciuffo un pochino più alto, sempre Plis Soft, che metto subito in ammollo. E vado ad usare oggi come sapone, proprio per avere queste ultime sferzate di estate. Ormai questo sentore di estate, lo stupefacente di DFS. DFS che ringrazio perché dopo un problema con un acquisto me lo ha risolto subito, quindi ottimo, ottimo ufficio per gestire, insomma, le problematiche post vendita. Ringrazio ufficialmente per questa sbarbata. Ovviamente, come per barba, furbo perché me va, perché è una certezza, quindi mi sciacquo un attimino il viso e cominciamo subito, dai, via. Speriamo di non affettarmi come nell'ultimo video e di poter usare un alcolico, o se no, vediamo un attimino. Stavo pensando a un paio di cose che comunque non c'entrano niente con lo stupefacente, perché non ho preso il dopo barba. Sì, sono un fregnone, lo potete dire, non mi offendo, ma lo prenderò un pezzettino alla volta. Ho detto di cose ne stanno arrivando anche altre, ne ordinate altre, arriveranno, insomma, piano piano. Insomma, consigliatemi anche voi, che cosa vorreste vedere. Ho letto anche dei commenti di qualcuno che voleva la mia distruzione fisica facendomi usare lo Shibumi, ma promesso, arriverà anche lo Shibumi con estremo timore, ma prometto che lo prenderò e che lo userò, eh? Cosa mi fai fare? Cosa mi fai fare? Lo Shibumi. Ok, il pre-barba sta andando. Io mi sciacquo un attimo la mano e mi vado ad armare subito il rasoio, perché questa lametta mi è piaciuta moltissimo, ho avuto un ottimo feeling, mi sembrano molto simili alle Gillette Platinum come resa. Vediamo. Andiamo a vedere se. Siamo. Purtroppo la testina del mio Jagger è molto provata, lo uso tantissimo, lo uso per la testa, ci faccio veramente tutto, quindi non è più brillante come appena preso, ma giustamente mi sto godendo lo strumento, quindi piacevole. Sento dell'erba, ma non l'erba che pensi tu, perché il logo può far sembrare tutt'altra cosa, ma proprio l'erba di prato abbinata a qualcosa di fruttato, che non so distinguere, qualcosa di, non lo so, però molto fresco, forse più primaverile che non estivo. Però dai, lo andiamo subito a provare, eh? Strizzo un attimino il ciuffone del Big Bruce, che ha trattenuto penso tipo 4-5 ettolitri di acqua, e vado a prelevare, eh? Ah, dimenticavo, cosa molto importante, la mia solita ciotola della Goodfella Smile, ormai fa parte dell'arredo, non posso sbarbarmi senza di lei, o senza quella di Lello di Barberia Carottese, che mi ci trovo bene. Ne ho anche altre, ma loro sono le mie preferite, quindi diciamo che stresso loro, eh. A sufficienza, fa una gran bella schiuma, devo dirlo. Vediamo se è reale.
o meno un goccino di acqua. Sta ammottando, eh? Sta ammottando molto bene, devo dire. Volevo anche provarle queste Gillette con un sapone, ecco, un po' più performante, qualcosa di un po' più buono. Ho deciso di usarlo con TFS, vediamo insomma se realmente è stato soltanto un'impressione o se veramente sono buone come penso, insomma, almeno su di me. Ok, il sapone abbiamo preso, ce n'è. Un colpino di nuovo di acqua, giusto le mani per ho messo il sapone dentro il naso. Ok. E andiamo a farci questo. In viso è molto piacevole, eh? Leggermente appena fruttato, molto molto erbaceo, fresco, proprio fresco, eh? In più il Bliss Soft ti fa questo massaggio extra ficus che non è male. Dire che è veramente evidente piacevole. Anche se questa settimana ha piovuto sempre e l'aria ha rifrescato, comunque diciamo che avere gli ultimi assaggi di estate anche con questi saponi, no? Che per fortuna ci possiamo giocare, quindi non è male per niente. Ragazzi, per ora io tengo pizzetto e baffi così, ma potrebbe ricambiare in corsa perché per fortuna insomma si stanno muovendo delle cose, per cui potrei dover ricambiare in corsa per i miei progetti. Quindi non me ne vogliate se poi risparisco e se li faccio solo rasature della testa o vi parlo di qualche film che a me mi piace, non me ne vogliate, insomma, dai, cercate di capire che ho mille passioni e la rasatura è una di queste, però ne ho tante altre e alcune sono anche lavorative, per cui vado nelle rute al direttevole, insomma, dai, penso di aver spennellato abbastanza, dai, iniziamo? Vai, va, vediamo un po'. Sensazione è la stessa dell'altra volta, io non le sento proprio sul viso. Cioè sento che stanno tagliando, ma lo sento dal rumore, non sento dal assolutamente dal passaggio. Nonostante io abbia bolle e quant'altro, al momento sembra che mi abbia
graziato. Adesso vediamo poi il contropelo che di solito l'avete visto, a me non mi aiuta per niente. Di roba ancora ce n'è, di roba ce n'è tanta ancora, eh? Comunque il Jagger non è così profondo, quindi pennello è veramente ottimo per quello che costano, sono veramente uno meglio dell'altro, a partire da Sua Maestà Hulk, il gigante buono, che ho usato l'ultima volta per la testa, l'avete visto nel video per la rasatura della testa, ma se volete, se me lo dite, lo faccio pure anche per la sbarbata, eh. Non è pratico, non mi è comodo, ma lo faccio, ci divertiamo, eh. Tanto stiamo giocando, lo dico sempre. Un goccettino di acqua. E vediamo se anche stavolta riesco a squartarmi con il contropelo, che l'altra volta mi è stato veramente distruttivo. Per quanto poi io dopo un'ora non avessi alcun tipo di fastidi o altro, quindi comunque aveva fatto il suo lavoro, però. Allora, qui sento strapicchiare. Vediamo un po' se non mi sono. Infatti mi sono aperto, ho sentito strapicchiare lì. Dove appunto avevo le bolle, ve le ho fatte vedere prima. In contropelo faticano un pochino. Questo c'è da dirlo, eh? Le sento un pochino arrancare. Forse dovuto anche al fattore che comunque sono molto 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 docili, forse non ce la fanno su tutto, quindi con una pelle tipo la mia che è un po' così, un po' fastidiosa. E come dico sempre, comunque si sta riabituando dopo un mese e mezzo di non rasature, però ecco, un paio di puntini, ma insomma, ci può anche stare, eh? Ci può anche stare. Allora, mi sciacquo un secondino il viso, vediamo come siamo messi e poi decidiamo sul da farsi, eh? Arrivo. Ghigliottinata, però vabbè, adesso gli diamo un colpino di
punti deboli, purtroppo, qui miei e di tanta gente, perché non sono l'unico, non sei l'unico, accade, quindi succede, accade benissimo a tantissime persone purtroppo di avere questi tipi di problemi, però vabbè, non fa niente, dai. Ok. Andiamo un po' al lume di rocca, per fortuna c'è. Ce l'abbiamo, ce lo mettiamo. Purtroppo, come nell'altra sbarbata, in contropelo mi fatica, anche con un sapone più performante, avessi fatto due passaggi avverso, probabilmente non avrei avuto nessun tipo di problema. Fatto così, un pochettino sembra abbia arrancato. Non lo so, lo proveremo ancora, la proveremo ancora. Comunque, se mi sento di consigliarle, hanno un costo piuttosto elevato, perché la confezione che avete visto con 10 lamette sta a 4,99 euro, a meno che non trovate qualche offerta su internet o in qualche negozio, il prezzo è quello lì. Valutate un attimo, non sono male, però certo il rapporto qualità prezzo facciamo adesso mi sciacquo un secondino il viso. E poi a questo punto userò questa qua, non volevo usarla ma la uso, e quindi vado di cella bio all'aloe vera, perché ho bisogno proprio di un po' di profumo, proprio voglia di profumo. Avrei dovuto mettere qualcosa di lenitivo, per quanto l'aloe vera è lenitiva, però ho bisogno di uno splescettino, quindi arrivo subito, non me ne vogliate, non me ne vogliate. Ok, comunque, ecco fatto. Comunque, rossori, parte dove mi sono beccato, non ne ho, e mi sento la pelle fresca, molto morbida, quindi rasatura comunque piacevole, al netto dei miei red point, ma questi mi si fanno, per cui lo so. È un problema che non si pone, per me non si pone. Poi vado a sistemare pure questi baffi perché stanno diventando illegali. Quindi, dai, mettiamo anche un pochino di cella bio. Profumo molto maschio, eh. Bello splescione, fatto bene. Brucia. Botta alcolica, però ce n'avevo bisogno, ce n'avevo voglia. Non andrebbe fatto, ragazzi. Non andrebbe fatto, ma tanto lo sapete già. Però non so quando ci avete proprio il desiderio di qualcosa. Mi metto ancora, perché come dico sempre sono vizioso. Sventoliamo e via. Ragazzi, che dire? Sapone buono, ottima meccanica, profumazione che mi piace parecchio, accattivante, quindi assolutamente sì. Il pennello Big Bruce altamente consigliato, se non lo hai io ti consiglio di prenderlo. C'è anche il Bruce, questo è il Big Bruce un pochino più grande, ciuffa un po' più grande, ottima impugnatura, please soft, quindi è una certezza. Le lamette, provatele, se avete la possibilità provatele, o se avete preso il rasoio ce l'avete già lì dentro, sono 5 lamette, quindi sì. Hanno un costo secondo me un po' alto per quello che valgono, perché insomma alla fine potresti prendere persona o altre cose a un euro, 10 persona a un euro, quindi insomma diciamo che capisco il packaging accattivante, la nuova, le lamette serigrafate, però diciamo così. Dai ragazzi, spero che il video ti sia piaciuto, se ti è piaciuto commentamelo, qualunque cosa, insomma, tranne gli insulti che non servono a niente. Se hai consigli, sempre ben accetti, perché servono anche a me. Like, dislike, se vi piace condividete anche il canale, spammatelo, cresciamo insieme, così tanto ci divertiamo sempre con queste cose. Dai,
ti auguro una buona giornata, una buona serata, una buona vita, sempre tagli forte.